Se ne vedono tante in giro, eppure pochi di quelli che l'hanno comprata sanno cosa c'è sotto. Mi riferisco alla trazione posteriore della BMW Serie 1. Questo è l'ultimo restyling, l'occasione giusta per capire per quale motivo allora quest'auto piace così tanto e anche quali sono i suoi limiti. Insomma, tocca fare una bella prova del perché comprarla. Fuori com'è? Ha nuovi fari e una carrozzeria con le stesse forme e proporzioni. Questo in estrema sintesi, ma in realtà le modifiche del restyling cambiano sostanzialmente la percezione di uno degli aspetti più criticati dei precedenti modelli, il look. I gruppi ottici anteriori in particolare non hanno più lo sguardo un po' strabico di prima e sono più eleganti e cattivi, con le tipiche luci diurne ad anello, ovviamente LED, come le luci posteriori a forma di L, molto più BMW rispetto ai fari squadrati delle altre serie 1. Ridisegnato anche il doppio rene del marchio tedesco, ma guardatela di lato. Ha un muso molto lungo rispetto alle proporzioni generali, con l'abitacolo tutto spostato all'indietro. È spaziosa? Eh beh, non tanto. È il prezzo da pagare per avere il motore longitudinale e la trazione posteriore. Il bagagliaio in realtà con un minimo di 360 litri non è molto più piccolo di quello di una Golf ed è anche superiore a concorrenti dirette come l'Audi A3 e la Mercedes Classe A, oltre che ben rifinito. Ha anche parecchi ganci, un bel elastico, ma sotto il pavimento c'è la batteria e un kit di gonfiaggio. Le cinture non intralciano quando si ribaltano i sedili e il vano portasci è un optional da 300 euro. Dove si sta stretti invece è dietro. Gli schienali scavati per recuperare centimetri per le gambe non compensano la mancanza di spazio in tutte le altre direzioni, anche per uno alto 1,75 m come me. Ovviamente meglio stare in due e godersi un bel bracciolo, le grandi bocchette con doppia regolazione, ma solo una presa elettrica, non USB. Se ho dei bambini? L'apertura delle porte è stretta già per salire e scendere, ancora di più per infilare un seggiolino. Gli attacchi ISOFIX sono ben posizionati, facili da raggiungere, ma non è previsto il montaggio nel posto centrale, il più sicuro in caso di incidente. La disattivazione dell'airbag passeggero dovrebbe essere di serie, invece costa 60 euro. Il passeggino in orizzontale ci sta, ma solo in un punto, altrimenti va messo in obliquo. E la qualità? Vi faccio notare tre dettagli per darvi un'idea del livello di attenzione, ma ce ne sarebbero tanti altri. La luce di cortesia si accende sia in base alla posizione dell'aletta parasole sia per quella dello schermo dello specchio. Il climatizzatore, oltre a funzionare benissimo, in automatico permette anche di decidere fra 5 velocità dei flussi, una finezza. E il cambio manuale ha un sensore per fare la doppietta in scalata. In generale poi i materiali sono ottimi e accoppiati molto bene tra loro, anche in forme complesse. Niente da dire pure sulla solidità dei montaggi. I vani portoggetti invece sono ben organizzati ma non particolarmente spaziosi. È ben accessoriata. Quasi tutte le comodità si pagano a parte, come ad esempio i sedili regolabili elettricamente, il sistema Smart Key per entrare e uscire senza chiave, le sospensioni attive, il Park Assist o il Cruise Control adattivo con funzione Stop and Go. Ma la lista degli optional è davvero lunghissima. Come funziona il navigatore? Di serie c'è il sistema iDrive con display da 6,5 pollici. Il sistema più completo, con display da 8,8 pollici, costa invece quasi 2.000 euro, ma è il migliore fra quelli che abbiamo provato finora. Ci vorrebbe un video dedicato per mettere in evidenza tutte le funzioni e la qualità della tecnologia Connected Drive. Ci sono anche delle animazioni per spiegare le varie tecnologie e la connessione internet grazie alla SIM dati integrata. È sempre super intuitivo da usare con il controller sul tunnel e molto rapido, oltre che con una grafica ben definita. Al top anche la qualità della connessione Bluetooth e dei comandi vocali. In città come va? Nelle strade strette o vicino ai marciapiedi la percezione degli ingombri laterali non è il massimo e anche la visibilità dietro è un po' limitata. Le cose migliorano un po' con i poggiatesta posteriori abbattibili che costano 80 euro, ma soprattutto con la telecamera posteriore, un optional da circa 500 euro. I sensori di parcheggio sono molto ben fatti, hanno una grafica cromatica molto efficace che sembra quella di un liquido per la distanza e la direzione degli ostacoli. Sono di serie però solo quelli posteriori, quelli anteriori costano 200 euro. Lo sterzo è molto diretto, poco più di due giri da parte a parte e in modalità comfort è leggero, un po' meno invece il cambio e la frizione, ma il fatto che il manuale sia un po' maschio su una BMW ci sta. Se proprio non vi piace potete comunque sempre scegliere l'ottimo cambio automatico ad 8 marce. È bella da guidare? Diciamo che è una macchina tutta da guidare e lo capite già dal cuscino per il ginocchio che in curva vi divertirete un sacco. Forse avrete anche già notato dalla scritta X-Drive che questa è una versione a trazione integrale, ma poco cambia. La distribuzione dei pesi è quella della versione a trazione posteriore, e cioè
più spostata all'indietro rispetto alle concorrenti, più bilanciata. Lo sterzo e l'assetto poi sono molto precisi e con la trazione 4x4 la macchina è sicurissima in qualsiasi condizione meteo. Poi ovviamente io preferisco la serie 1 a trazione posteriore perché ogni tanto mi diverto a fare qualche sbandata. In modalità sport lo sterzo diventa più pesante e la risposta del motore più grintosa a parità di pressione sull'acceleratore. Comunque sull'infotainment potete anche separare questi due settaggi. Il motore di questa prova è il 2000 turbo diesel 4 cilindri da 150 cavalli e 320 Nm, la spinta è lineare ma non poi così cattiva. L'insonorizzazione è molto buona e il suono che passa non è poi così male per un diesel. Bene anche il rumore di rotolamento, i frusci aerodinamici e l'assorbimento delle sospensioni con questo assetto da 17. Ottima la sensibilità del pedale del freno per la guida sportiva e lo spazio a disposizione per il piede sinistro sul passo a ruota. Il posto guida invoglia a tenere una posizione allungata e c'è un volante molto spesso e grande, cosa che può non piacere a tutti. Guidando di notte poi si apprezza molto la colorazione arancione della strumentazione perché è riposante. Per 170 euro si possono avere gli abbaglianti automatici, mentre i LED adattivi costano circa 500 e i fari Bixeno quasi 900. Quanto consuma? In città nel traffico si fanno 10 km con un litro, si arriva a 12-13 fuori città e ci si avvicina ai 17 in autostrada, per una media generale di 7,5 litri su 100 km, cioè circa 13 km con un litro. Lo start and stop è molto rapido e non trasmette vibrazioni e il programma di guida EcoPro è super efficace nel suggerire uno stile di guida migliore. Quanto costa? Non poco. La versione provata 118D X-Drive Sport 5 porte parte da 33.200 euro. Il listino invece da circa 23.000 per una 3 porte a benzina e da quasi 24.000 per una 5 porte. Per una diesel 5 porte ci vogliono almeno 26.000 euro, mentre le trazioni integrali, sempre 5 porte, partono da 32.000 euro. Il top è la sportiva benzina M135 X-Drive da 326 cavalli a 48.500 euro. Difetti? Sostanzialmente due, il prezzo e lo spazio dietro. E aggiungerei anche la dotazione di serie, perché ci sono dispositivi tecnologici fantastici, però praticamente sono tutti a pagamento. Qual è la versione migliore? Se la serie 1 vi piace, ma non vi interessa un certo livello di prestazioni o di sensazioni di guida, scegliete pure i nuovi motori a tre cilindri, benzina o diesel a seconda dei chilometri che fate. Meglio se con il cambio automatico, per essere coerenti, e magari in allestimento sport. Il diesel da 190 cavalli della 120D è il più equilibrato fra divertimento e consumi. E se potete permettervi la M135, prendetela subito, è una bomba! La consiglieresti? Non è una scelta razionale, come abbiamo visto, per il prezzo, lo spazio, eccetera. Ma si guida benissimo, ha delle tecnologie spesso superiori a tutti, è un marchio che piace tanto. E finché non arriverà il nuovo modello a trazione anteriore, resta l'unica auto compatta, sportive escluse, ad avere la trazione posteriore. Tenetelo a mente se questo per voi fa la differenza quando volete iniziare a divertirvi guidando. E a quel punto sceglietela, ma con i motori più potenti. Per tutti gli altri allestimenti e i motori di cui non ho parlato ci sono gli articoli, le prove e le schede tecniche del nostro sito. E sul nostro Trovauto potete confrontare la serie 1 con le sue rivali dirette, l'Audi A3 e la Mercedes Classe A, ma anche con alternative come la Volvo V40 e l'Alfa Romeo Giulietta, oltre che con la Volkswagen Golf.